Buon pomeriggio a voi. Allora è ufficiale la data delle elezioni, il 25 di settembre. Allora, i grandi poteri sono già al lavoro, hanno già iniziato la campagna elettorale, e appunto sto parlando dei grandi poteri, non sto parlando dei partiti italiani che concorreranno per far sì che la loro coalizione sia vincente, ma sto proprio parlando dei grandi poteri della finanza, delle banche, del grande sistema che, come sappiamo, è orientato affinché possa continuare nella sua opera il Partito Democratico. E abbiamo già numerosi segnali, no? Uno di questi, lo abbiamo detto più volte, è lo spread che è già schizzato a 240. E poi ci sono gli interventi di alcuni personaggi importanti, sempre della finanza, che si dicono preoccupati, che appoggiano l'opera che ha fatto Draghi, che secondo loro avrebbe dovuto continuare perché potrebbe mettere in pericolo il PNRR. Tutte cose che conosciamo perfettamente. Nessuno si azzarda negli Stati Uniti, né nella Germania, né la Francia si azzardano a intervenire per quanto riguarda, diciamo, la sovranità, di un popolo, perché questo, chiaramente, sarebbe, gravissimo. Però, insomma, non ce la dobbiamo raccontare perché lo sappiamo perfettamente qual è invece così l'obiettivo da parte anche di questi paesi di favorire magari proprio un Draghi bis, cosa che, ripeto, sulla quale ha iniziato a lavorare Letta, il presidente del Partito Democratico, ma non solo, perché ci sono altri partiti che si stanno muovendo in questa direzione. Ora vedete, noi ci stiamo confrontando in questi giorni soprattutto per capire quali siano le mosse migliori da fare, no? Dopo l'esperienza che abbiamo maturato in questi 2 anni, dopo che abbiamo visto qual è stata la reazione della politica anche a proposito della guerra, abbiamo visto i partiti quale tipo di idea hanno su quello che è successo. E questo spesso ci ha preoccupato e ci ha preoccupato anche il fatto che delle minoranze, in questo caso chi non ha voluto legittimamente vaccinarsi, non abbiano avuto poi l'appoggio da parte di nessuno dei partiti, se non da parte di piccoli partiti nascenti che voi avete avuto modo di nominare, tra i quali sicuramente Ancora Italia, Italexit, 3V e ce ne sono tanti altri, adesso non voglio nominarli tutti perché davvero ce ne sono tantissimi. Ora, tutto questo è vero, no? Io l'ho detto più volte, l'ho sempre sottolineato la mancanza da parte dei grandi partiti di opposizione vicino alle minoranze, perché una vera democrazia dovrebbe funzionare in questa maniera, che anche e soprattutto le minoranze vengono difese. Anzi, invece, le minoranze, sappiamo, sono state discriminate. E questo è un qualcosa che molti non vogliono perdonare neppure ai partiti d'opposizione e neppure all'unico partito d'opposizione di questi ultimi 18 mesi, che è Fratelli d'Italia. Però c'è un però che noi dobbiamo valutare, ovviamente. Perché vedete, se non siamo in grado però di mettere in campo un'alternativa, una qualsiasi alternativa, che possa essere anche quella del movimento, ma un movimento che possa avere una forza determinante, no? Che possa appoggiare magari certe politiche a seconda di chi le propone, questo è indifferente, no? L'importante è che siano delle politiche vicine al popolo. Però questo in Italia al momento non si vede. Insomma, per farmi un po' capire, sui generis dei Gilets Jaunes in Francia, no? O di altri movimenti in giro per l'Europa che
che contano e contano come, perché sono forti anche numericamente. Ed è difficile, se non siamo riusciti a mettere insieme tante teste in due mesi, scusate, in due anni, che ci riusciamo in due mesi, perché mancano esattamente due mesi alle nuove elezioni. Ed ecco che continua quindi il dibattito. Io mi sto confrontando con tantissime persone quale debba essere un po' l'indicazione, no? L'orientamento. Perché poi la cosa importante sarebbe che tante persone confluiscono in un'unica idea, qualsiasi essa sia, questa idea che viene maturata attraverso un dibattito popolare, dove vengono coinvolte tante tante persone. Perché se poi ognuno decide per la propria strada, è evidente che si favorisce quelli che invece vogliono ancora una volta imporre il sistema mondiale. Quindi ci vuole davvero grande riflessione in questo caso per arrivare eventualmente ad una unità di intenti. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.